Buongiorno, oggi il tema di giornata sono gli schemi di attacco. Cerchiamo di capire quali sono i punti rete che normalmente vengono attaccati a medio e alto livello, anche a basso livello, e il ritmo di rincorsa di attacco che il giocatore deve avere in funzione della velocità di palla settata dal palleggiatore. Dividiamo il lavoro in, diciamo, due fasi. La prima vi mostro delle slide dove cerco di spiegarvi dove normalmente viene sviluppato il gioco e cerchiamo di classificare i vari palloni. La seconda dove vi mostro proprio delle immagini in cui ogni attaccante va a sviluppare il colpo e cerchiamo di analizzarli insieme. Vi voglio mostrare dei colpi di pallavolo femminile. Non solo perché è quella in cui opero maggiormente da diversi anni, ma anche perché è un gioco più lento e ci permette di vedere più dettagli rispetto alla pallavolo maschile, che ha un gioco estremamente più fisico e molto più rapido. Partiamo ora con le slide. Partiamo dal livello base. Come potete vedere da questa semplice slide, normalmente a livello base i punti di attacco sono sempre 3. La palla che viene definita 5 è la palla che ha una parabola abbastanza ampia e permette al giocatore, all'attaccante, allo schiacciatore che arriva da posto 4, di prendere una rincorsa ben sviluppata e di fatto avere tutto il tempo di raggiungere il pallone e attaccarlo. Tutti questi palloni sono caratterizzati da questa parabola molto alta. Okay? In cui è l'attaccante a leggere la traiettoria del pallone stesso e rapportarla al suo ritmo di ingresso con la rincorsa. Vi faccio notare come per convenzione, normalmente, non è sempre così, ma nella stragrande maggioranza dei casi è così, con i numeri dispari vengono classificati i palloni che vengono giocati davanti al palleggiatore, con i numeri pari, quelli che vengono alzati alle spalle del palleggiatore. Guardando il livello base, normalmente sono 3 punti di attacco, una palla in posto 4, una palla in posto 2, con parabola ampia, e quella che viene definita la mezza al centro, una palla che è alta circa 1,5 m sopra il nastro della rete e permette un attacco centrale. Andiamo a vedere che cosa succede a un livello più evoluto. Si inseriscono molte più varianti. Tutti questi palloni sono palloni già giocati su schema, quindi leggermente più veloci. Abbiamo una palla super in 4, che è comunque una palla da un'altezza mediamente tesa, che richiederà un tempo imposto dal palleggiatore stesso alla rincorsa dell'attaccante. Ciò significa che ci sarà un momento specifico in cui l'attaccante dovrà partire con la sua rincorsa per arrivare a ritmo sul pallone che nel frattempo sarà arrivato in asta. Uguale verso posto 2, che però viene denominata normalmente quick. E poi, seguendo quelli che sono i rapporti che vi dicevo per quanto riguarda i numeri pari e i numeri dispari, abbiamo la 1, la 7 e la 2, che sono palle veloci, in cui il palleggiatore lascia il pallone appena sopra la linea, sopra il nastro della rete, e l'attaccante, in questo caso normalmente il centrale, sviluppa il colpo d'attacco. Quindi la rincorsa avviene prima che il pallone sia arrivato in mano al palleggiatore. Inserisco anche in questa fase, diciamo, di livello più evoluto, gli attacchi dalla seconda linea, che in questo caso sono la pipe e la 0. La pipe arriva perfettamente da posto 6, la 0 arriva da posto 1, ricordandovi che per attaccare dalla seconda linea non è possibile pestare con l'ultimo appoggio la linea dei 3 metri stessi, però la tua linea di atterraggio può avvenire dentro i 3 metri, ok? Dentro la prima linea.
Questi sono normalmente gli schemi che vengono giocati a livello evoluto. Abbiamo però poi ancora uno sviluppo del lavoro stesso, che sono quelli che vengono definiti gli schemi di attacco di livello assoluto, che sono tutte palle intermedie per mettere in difficoltà il muro e la difesa avversaria. Si vanno ad attaccare una serie di palloni di zone che con gli schemi precedenti non sono state coperte fondamentalmente. E come potete vedere abbiamo una C, una B, che sono normalmente attaccati dal centrale, quindi sono palle comunque che viaggiano veloci sopra il nastro della rete, e l'attaccante si deve far trovare già pronto per attaccare, per colpire il pallone una volta che il palleggiatore sta sviluppando lo schema d'attacco, e poi ancora la fast, sempre normalmente di competenza del centrale. Però abbiamo anche una 9, che è una palla più rapida con il ritmo della super gestita da posto 4, ma leggermente interna, dove vi mostro una over, che è un attacco dalla seconda linea da posto 5. La più, che è un attacco tra posto 5 e posto 6, sempre dalla seconda linea, e una 8, che è un attacco dalla seconda linea che proviene tra posto 6 e posto 1. Qui parliamo di livello assoluto, per intendersi, nessuna squadra gioca tutte queste varianti, perché sono varianti molto complesse in cui il ritmo di gioco e la precisione dello sviluppo del gioco deve essere praticamente perfetta per poterla sviluppare in maniera efficace. Vi faccio ancora vedere su una slide riassuntiva tutte quelle che sono le opzioni. Quindi abbiamo, a partire da posto 4, una palla che viene chiamata 5, più morbida con parabola più alta, e una palla che viene definita super, più tesa. E poi, andando verso la linea del palleggiatore, avremo la 9, una palla dello stesso ritmo della super più corta, per arrivare poi ai giochi del centrale, che sono la 7, molto bassa sopra la linea del nastro, la C, stesse caratteristiche ma più breve, la 1, vicinissimo al palleggiatore, la 2, appena dietro le spalle del palleggiatore, la B e la fast, che sono dei giochi particolari, in particolare specifici della pallavolo femminile, ma sempre molto rapidi, sempre di competenza del centrale. Poi abbiamo sempre la 3, la mezza al centro, diciamo di livello più basso, e dietro le spalle abbiamo ancora la 6, palla morbida con parabola più alta, e la quick, palla più tesa, ma che è di competenza dell'attaccante di posto 2, normalmente dell'opposto. Passando agli attacchi di seconda linea, abbiamo, come potete vedere, over più pipe 8 e 0. La cosa che più mi preme farvi notare è che, nonostante questi siano attacchi dalla seconda linea, non è detto che la parabola sia ampia, anzi, normalmente risulta essere rapida e veloce e richiede un'ottima intesa tra palleggiatore e attaccante. Perché? Perché per avere un'efficienza bisognerà avere un ritmo perfetto tra la parabola e l'ingresso della rincorsa dell'attaccante stesso. Quindi ora siamo un po' più consapevoli di quale sia la complessità a cui si può tendere più si alza il livello. Cerchiamo ora di andare a vedere nel dettaglio quelle che sono le varianti. Vi mostro oggi soltanto gli attaccanti laterali con le diverse possibilità, le diverse variazioni. Cercherò di porre l'accento bene sul ritmo nel momento in cui l'attaccante parte con la rincorsa in rapporto della chiamata, fondamentalmente dello schema, e della velocità di palla, per esaltare quella che è la ritmizzazione, per esaltare quella che è la sincronia tra la velocità di palla alzata dal palleggiatore e l'ingresso della rincorsa d'attacco
per poter colpire al massimo della quota e con l'incidenza più forte possibile da parte dell'attaccante. Come vi dicevo, iniziamo a vedere alcune varianti degli attacchi nelle divisioni femminili. Partiamo quindi nella nostra carrellata con i palloni da posto 4. Vediamo prima i palloni di palla alta. Il pallone ha una parabola estremamente morbida che permette all'attaccante di sviluppare con tranquillità e al ritmo che ritiene più opportuno il suo approccio all'attacco. Fondamentalmente in questo caso l'attaccante deve risolvere l'alzata e aspetta a partire con la sua rincorsa nel momento in cui il palleggiatore rilascia tendenzialmente il pallone dalle sue mani, in maniera da sviluppare tutti e tre gli appoggi speciali per poter prendere appunto la massima quota e il tempo. Vedete che in questo caso il giocatore è fermo col palleggiatore con la palla in mano e nel momento in cui la palla viene rilasciata ripropone il suo attacco per poi chiudere con gli ultimi due appoggi speciali destro-sinistro di chiusura. Andiamo a vedere altri casi. Ancora abbiamo sempre palloni che possono essere richiamati più verso quella che viene definita la 5, quindi una palla non altissima ma ancora discretamente morbida. Vedete, è più bassa rispetto a quella mostrata in precedenza, ma pur sempre permette una rincorsa agevole e l'attaccante parte con gli ultimi tre appoggi soltanto una volta che la palla è stata rilasciata dalle mani del palleggiatore. Più si alza il livello, quindi più la palla viaggia rapidamente, più ci spostiamo verso la linea della super, più l'attaccante anticiperà la sua rincorsa, facendo sì che il primo appoggio, quello portato, diciamo il terz'ultimo appoggio portato col piede sinistro, sia in corrispondenza del rilascio del pallone, anticipato in maniera da poter inserire più rapidamente la rincorsa. Vedete in questo caso la palla come inizia a essere più tesa e all'ingresso dell'attaccante con le spalle quasi praticamente parallele alla rete non gli permetta una grande selezione di colpi e mostra di fatto quelle che sono le sue caratteristiche. Nel caso specifico di Kleinemann, l'attaccante che stiamo guardando, la tendenza a tirare più sulla riga. Vi mostro un'ultima variante, quella che vi dicevo fosse la 9, una palla pur sempre rapida ma molto più corta, sempre tutto finalizzato a mettere in difficoltà il muro della squadra avversaria. Palla in due, stesse caratteristiche, più ci avviciniamo a una palla rapida, come in questo caso, più la rincorsa parte con il terz'ultimo appoggio, cioè nel caso di un destrorso col piede sinistro. Il piede sinistro è in appoggio nel momento in cui la palla viene rilasciata dalle mani del palleggiatore, per chiudere poi con gli ultimi due appoggi più rapidi e decisi. Ovviamente queste caratteristiche di palla dipende appunto dalla parabola. Nel caso specifico che vi sto mostrando ora, su palla alta, l'attesa diventa determinante. Cambiando giocatore, qui parliamo di un giocatore di 2,02 m, quindi estremamente alto, la parabola diventa necessariamente ampia e il giocatore tende ad aspettare, a sviluppare complessivamente la rincorsa una volta che il pallone è stato rilasciato dal palleggiatore. Passiamo agli attacchi da seconda linea, l'attacco centrale della rete e la pipe. Vedete come già, nonostante il pallone venga alzato appena oltre la linea dei 3 metri, la traiettoria sia già più bassa, più incidente rispetto a quella che è l'altezza del nastro.
Vi ricordo sempre che Diouf, l'attaccante che vi sto mostrando in questo frangente, è un attaccante molto alto, quindi più di 2 metri di atleta. Quindi logicamente, nonostante parliamo di traiettoria incidente, è una palla che comunque ha la sua parabola, la sua traiettoria. Più la palla si abbassa, Kleinemann, l'attaccante americano che vi sto mostrando ora, è un attaccante di 1,95 m, più la palla si abbassa, più il giocatore mostra le sue caratteristiche. Vedete quanto in questo caso ci sia una percentuale maggiore di pallone attaccato verso posto 1 rispetto ai palloni che vengono attaccati verso posto 5. Perché? Perché più si abbassa il pallone e meno la scelta del colpo d'attacco è agevole. Più si è obbligati a tirare il pallone che è più consono, più nelle corde dell'attaccante stesso. In questo caso, ora l'attaccante che vi mostrerò ha una predominanza di d'attacco verso posto 5 forte, e nel caso si indirizzi verso un pallone verso zona 1-2 farà un pallonetto. Vedete qui posto 5 palla forte, invece se va verso posto 1, adesso appena avremo un'immagine, esce la palla morbida, il pallonetto, la variazione. Questo perché? Perché appunto più la palla ha una traiettoria bassa, più io dovrò anticipare la rincorsa, e nel momento in cui anticipo la rincorsa devo essere perfettamente sincrono al ritmo del pallone imposto dal mio palleggiatore. A quel punto lì ho meno possibilità di aggiustamento, non sono più in grado di poter scegliere, sono costretto, in base a quelle che sono le caratteristiche soggettive, a enfatizzare il colpo a me più congeniale. Nel caso specifico, appunto, pallonetto se vado verso posto 1-2, in questo caso più posto 3, oppure palla forte verso posto 5. Ecco qui ancora la nostra conferma. Su queste basi si costruiscono poi le tattiche di gioco. Qui vi ricordo che gli attaccanti attaccano il pallone a 3,20 m, 3,30 m, i più alti, nel caso magari qualcuno la potesse conoscere, Paolo Egonu colpisce a 3,43 m, in funzione di una rete che è alta 2,24 m. Poter andare su quelle che sono le caratteristiche dell'attaccante diventa fondamentale. Andiamo sull'ultima variante, che è la palla da seconda linea da posto 1, che è la 0, e vi mostro un attaccante mancino, in maniera da vedere una biomeccanica diversa, che sviluppa una rincorsa di fatto controlaterale rispetto a quella che è quella di un destrorso, che chiude appunto con gli appoggi invece che destro-sinistro, con gli ultimi due appoggi sinistro-destro. Vedete sempre qual è la caratteristica, che comunque nonostante la palla sia in seconda linea è abbastanza spinta, è abbastanza aggressiva, non è una palla dalla parabola estremamente morbida, è una palla abbastanza spinta che va a enfatizzare quello che è la sincronia e il ritmo tra la rincorsa d'attacco e l'impatto del pallone stesso con la mano nel momento dello sviluppo del mulinello. Più la palla è spinta, vedete quanto in questo caso la direzione preferenziale dell'attaccante stesso sia l'attacco sulla linea oppure verso posto 6. Perché? Perché appunto non può più selezionare in maniera sempre costante e precisa quello che è lo sviluppo del suo colpo d'attacco. È più complicato poter tirare palloni che non sono, diciamo, perfettamente congeniali. Il pallone che diventa più morbido allora può essere anche giocato su una condizione di diagonale. Altro attacco, in questo caso di un destrorso.
per completezza, ora rapidamente, soltanto per capire qual è l'abisso sportivo che passa tra la pallavolo femminile e la pallavolo maschile, quindi una pallavolo, diciamo, più tecnica e una pallavolo estremamente più fisica, vi mostro qualche attacco di uomini, di giocatori maschili di altissimo livello. Qui parliamo di livello europeo, le immagini che ho trovato sono di una finale di Champions, quindi assolutamente massimo livello europeo, giocatori più forti del mondo. Vi renderete subito conto quanto è più rapido e più veloce il gioco. Vi mostro le immagini. Vediamo subito la palla in 4, quanto è più aggressiva, più veloce, più spinta. In maniera solida il proprio muro. Palle molto 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 rapide, sia in posto 4 sia in posto 2. Vedete quanto viene enfatizzato. Qui il ritmo di attacco è completamente diverso, molto più anticipato, sia per quanto riguarda la super sia per quanto riguarda la quick, la palla veloce in 2. Guardate qui quanto il pallone viene aggredito sia dalla prima sia dalla seconda linea, ma in maniera molto veloce e aggressiva. Altri esempi: spinta sulla zero, molto veloce. Vedete quanto il pallone viaggia basso, soprattutto considerato in funzione dell'altezza dei giocatori. Qui ci sono giocatori che colpiscono il pallone oltre 3,80. Guardate la pipe. La pipe forse è l'esempio ancora più eclatante. Velocissima, l'attacco da posto 6 praticamente è viaggia ad un metro sopra la rete. Guardate questa velocità di esecuzione, anche in realtà poi sul gioco di palla alta, ma guardate questa pipe quanto è veloce. Facciamo un piccolo riassunto. Prima abbiamo visto i punti rete in cui vengono sviluppati i vari schemi di attacco, divisi per livello di prestazione, ok? E abbiamo capito che c'è una complessità a monte nella costruzione di certi tipi di schemi, che sono ovviamente dipendenti dal livello degli interpreti. Poi siamo andati a vedere le divisioni femminili, che ci permette di vedere bene il ritmo di ingresso della rincorsa d'attacco di chi si propone in funzione dell'alzata. E abbiamo visto che la palla alta prevede un tempo di attesa più lungo, cioè normalmente, ovviamente dipendente dalle caratteristiche dell'attaccante, del palleggiatore in funzione della parabola, ma come punto di partenza, diciamo, standard, prevede l'attesa dell'attaccante, dello sviluppo completo degli ultimi tre appoggi dei passi speciali di rincorsa d'attacco, una volta che il pallone ha lasciato le mani del palleggiatore. Se invece parliamo di super, o comunque di palla più veloce, più spinta, sia anche in certi casi dalla seconda linea, parliamo di partenza con il piede sinistro, quindi il terz'ultimo appoggio già in spinta, nel momento in cui il palleggiatore rilascia il pallone dalle sue mani. Discorso completamente a parte riguardante la pallavolo maschile, che anticipa tutte queste disposizioni per enfatizzare in maniera drammatica la rapidità del gioco in funzione ovviamente dei punti di impatto del pallone e per far sì che la squadra avversaria sia impossibilitata ad organizzare un muro efficace. Per quanto riguarda la parte dei laterali, finiamo qui. La prossima settimana ci concentreremo sui giochi dei centrali.